Laudetur Jesus Christus. Carissimi, è bello vedervi oggi così numerosi nel giorno in cui ricordo il mio compleanno, in cui festeggio il dono della vita, e il dono della vita che viene dall'alto, ed è bello avere ricevuto gli auguri in tanti modi, in tante maniere, tanti gesti di affetto da parte dei fedeli del Piccolo Resto e anche di altre persone, dei confratelli. In particolare è bello ricevere nel giorno del compleanno questi gesti di attenzione e di affetto, ma soprattutto la preghiera. Quante persone pregano per noi, sacerdoti del sodalizio mariano, e questo per noi è veramente un dono grande di Dio. Anche se a volte è difficile incontrarsi fisicamente o ci incontriamo di rado, ma nella preghiera siamo veramente uniti, ci sono dei legami spirituali forti, dei legami che sono dello Spirito Santo. E allora per me è motivo oggi di ringraziamento in modo particolare al Signore, appunto elevare la mia preghiera, la preghiera della Messa, la preghiera del sacrificio della Messa, per ringraziare il Signore innanzitutto per il dono della vita, perché la vita è dono suo, la vita è dono di Dio. Noi non abbiamo chiesto di venire al mondo, ma siamo venuti al mondo per un puro dono del nostro Creatore. Allora questo è il primo pensiero che dovremmo fare tutti noi nel giorno del nostro compleanno, è ringraziare il Signore per il dono della vita e contemplare il dono della vita, la bellezza della vita, contemplare un Dio così grande, poiché noi eravamo nel pensiero di Dio quando ancora non esistevamo, quando ancora il mondo andava avanti e noi non c'eravamo, quando appunto Dio ha pensato a noi, quando noi ancora non c'eravamo, e ci ha donato la vita. La vita è un dono grande, un dono prezioso, per questo va custodita sin dal suo sorgere, sin dal suo nascere. Per questo l'insegnamento della Chiesa dice che la persona umana inizia proprio nello stesso istante del concepimento. Quando avviene il concepimento avviene la vita, e quella vita è sacra, e non solo, quella vita anche è una vita spirituale, quindi c'è un'anima immortale. Dio infonde nello stesso momento del concepimento un'anima immortale destinata all'eternità. Ecco perché allora la scrittura poi dice sì, la vita va lodata perché è un dono di Dio, la vita va vissuta bene secondo la sapienza del Vangelo, non come gli animali, non come gli animali che non hanno un obiettivo da raggiungere, non hanno un obiettivo ulteriore, che non possono conoscere il Dio vero. Ma nell'uomo c'è uno spirito vitale, l'uomo è creato immagine e somiglianza di Dio, e allora sì, la vita va vissuta bene secondo la parola di Dio. Ma dice il Salmo, la tua grazia vale più della mia stessa vita, la grazia di Dio vale ancora di più della vita fisica, della vita stessa, poiché la grazia ci dà il dono della fede, ci fa conoscere il Dio vero, il Dio che ci ha creato. Lo scopo della nostra vita è conoscere Dio, adorarlo, benedirlo, ringraziarlo, testimoniarlo, e poi raggiungerlo definitivamente quando Lui ci chiamerà nel santo paradiso. Questo è lo scopo della vita, e anche il Catechismo lo insegna. Questo è la ragione del nostro vivere. Allora il dono della fede è ancora un dono più grande, è del dono stesso della vita. È bella quella preghiera del mattino che io ho imparato da bambino, andando a scuola dalle suore, avevamo il librettino delle preghiere e l'ho sempre recitata, e ancora oggi la recito. Ti ringrazio Signore per avermi creato e conservato in questa notte, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni, eccetera, eccetera. Per avermi creato, quindi ti ringrazio per il dono della vita. Quindi appena ci alziamo la mattina, ringraziamo il Signore, perché non è scontato che apriamo gli occhi, non è scontato che possiamo vivere un nuovo giorno, possiamo viverlo serenamente, non è scontato proprio che ci alziamo. Quindi vediamo anche oggi purtroppo quante morti improvvise, questo è un altro discorso, a causa però di altre cose che sappiamo bene, quante morti improvvise, si fanno tanti progetti di vita,
tante calcoli, tante speranze, poi da un momento all'altro il Signore può chiamarci anche in modo inaspettato, in modo improvviso. E dobbiamo chiedere anche certamente sempre la grazia della buona morte, anche questa è una preghiera santa da fare tutti i giorni, ma la facciamo sempre nell'Ave Maria. Prega per noi adesso, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte. Quindi è importante avere questa visione subito dalla mattina quando ci alziamo, il primo pensiero rivolto a Dio, ringraziarlo per il dono della vita e ancora di più per il dono della fede. Questo è il dono più grande, è il dono assoluto, e tutto il resto è relativo, tutto il resto può esserci o può non esserci, ma la fede è il dono assoluto. E Gesù dice sempre: è la tua fede che ti ha salvato, è la fede che ti salva, e questo è il dono più grande. Allora dovremmo veramente di più ringraziare il Signore per il dono della fede, della fede in Gesù Cristo, Figlio di Dio, della fede della Chiesa Cattolica che ci salva, che ci fa conoscere il Dio vero e ci fa camminare nella retta via e soprattutto cercare di vivere per corrispondere all'amore di Dio, quindi amare Dio e amare il prossimo con tutte le nostre forze. Questo è il precetto che riassume tutti i comandamenti di Dio. E allora è bello se anche noi impariamo a vivere con questo spirito di ringraziamento e possiamo anche noi fare della nostra stessa vita un dono. Poiché la vita viene da Dio, poiché il dono della fede viene da Dio, allora la vita deve tornare a Dio. Allora la nostra vita non ci è data per farne un uso egoistico, un uso per spadroneggiare sulla nostra vita e sugli altri. Non siamo noi padroni del mondo. La nostra vita ci è data per farne un dono a Dio e un dono ai fratelli, un dono che possa ricambiare in qualche modo all'amore di Dio, che certamente è infinitamente più grande dell'amore che possiamo noi dare con la nostra stessa vita. E allora, carissimi, oggi nel giorno del mio compleanno chiedo questo al Signore, chiedo questo al Signore per me e per tutti noi, che la nostra vita possa essere veramente un dono gradito al Signore, che possiamo anche noi rispondere alla chiamata del Signore con la nostra vita e la nostra vita allora cambierà. Non sarà più importante il numero dei giorni che vivremo su questa terra, ma sarà importante viverli con Cristo, viverli nella sua grazia, viverli nella fede, viverli per compiere quella missione che il Signore anche a noi affida su questa terra, per raggiungerlo poi nel Santo Paradiso e nella beatitudine eterna. E quindi il mio ringraziamento oggi in particolare è per tutti i fratelli del Piccolo Resto che pregate per noi sacerdoti e che oggi avete pregato in modo particolare per me. Ringrazio innanzitutto ai confratelli del sodalizio sacerdotale mariano, ringrazio coloro che hanno manifestato il loro affetto, dicevo prima, anche con un messaggio, con una telefonata, con un post sui social, che in qualche modo si sono fatti presenti. Per me è difficile oggi raggiungere tutti e per questo motivo vi raggiungo più facilmente anche con il messaggio dell'omelia. È bello ringraziare anche le suorine di Piccola Nazareth che pregano tanto per noi e stanno veramente donando la loro vita al Signore con tanto sacrificio e nella persecuzione, nel martirio quotidiano, e in particolare anche la preghiera per i sacerdoti che parte da Piccola Nazareth e poi anche si espande attraverso le sentinelle di Betania che offrono le loro sofferenze, le loro croci, che offrono la loro vita specialmente per la santificazione dei sacerdoti, poiché quando un sacerdote si santifica, allora si santificano tante anime e allora è un bene per tutta la Chiesa e per la società intera. E poi non solo, ecco, tutte le anime anche che nel nascondimento pregano, si sacrificano e lottano per testimoniare la verità. E noi chiediamo al Signore grazie abbondanti
in questo periodo in cui sperimentiamo forte la persecuzione, sperimentiamo forte l'odio dei nemici, preghiamo anche per loro, perché Gesù ci insegna a pregare anche per i nostri nemici, a non coltivare sentimenti di vendetta, di odio, ma a pregare. Gesù dall'alto della croce ha pregato per i nemici, ma ha pregato anche per noi, perché tutti, dice San Paolo, eravamo nemici di Cristo, e anche noi eravamo nemici di Cristo con il peccato, anche noi dovevamo essere riconciliati con Dio, e quindi dobbiamo anche noi imparare a fare quello che il Signore ha fatto, pregare e sacrificarci per i nostri nemici, per coloro che ci perseguitano, per coloro che ci rendono la vita difficile. Se abbiamo una visione soprannaturale, anche loro sono un dono di Dio, perché attraverso coloro che ci screditano, ci perseguitano, noi possiamo stare più uniti alla croce stessa del Signore. Quindi, dicevo, preghiamo in particolare per la Chiesa di Cristo, preghiamo perché il Signore possa veramente donare al piccolo resto la forza, la grazia della perseveranza in mezzo a tante prove, dicevo, ma nello stesso tempo sperimentiamo anche la gioia. Non so voi se mi potete confermare, ma più crescono le persecuzioni e più cresce anche la gioia spirituale. Noi l'abbiamo sperimentato in modo molto forte nel raduno nazionale del 17 giugno. Siamo perseguitati da tutti, fanno finta di non conoscerci, non danno neanche una notizia così rilevante, e poi arrivano attacchi da tutte le parti, iniziando da Don Alessandro, che veramente sta in piedi per una grazia speciale della Madonna, dello Spirito Santo, e noi tutti insieme a lui. Ma sperimentiamo, in mezzo a tante persecuzioni, sperimentiamo una gioia di essere nella vera Chiesa, di essere nella verità, la gioia che sperimentavano i primi apostoli e anche i santi martiri in mezzo a tante prove, quella gioia che il mondo non vede, quella gioia che il mondo non conosce, quella gioia che è interiore. Per il mondo siamo semplicemente dei pazzi, dei folli, siamo gente da biasimare, e non solo per il mondo, ma anche per quelli gli appartenenti alla falsa Chiesa, che certo vanno più dietro al mondo che alla Chiesa. Ma il Signore, ecco, mette in noi questa gioia soprannaturale, questa pace soprannaturale, che è un dono dello Spirito Santo, che è quel dono più grande, insieme al dono della fede, che dobbiamo custodire, che dobbiamo accrescere, che dobbiamo alimentare e che dobbiamo testimoniare con la nostra stessa vita. E allora anche noi, se sperimentiamo la grandezza del dono di Dio, la grandezza di stare uniti a Dio, poiché Dio è tutto, è mio Dio e mio tutto, dicevano i santi, solo Dio basta, diceva Santa Teresa d'Avila, se sperimentiamo questo nella nostra vita, allora veramente potremo anche noi fare della nostra stessa vita un dono gradito a Dio e un dono per amore dei fratelli, per la salvezza delle anime. Possa il Signore oggi infondere in noi questi santi desideri, possa il Signore infondere nelle nostre anime soprattutto il santo desiderio di cercare in tutto la sua santa volontà e di trovare nella sua volontà la nostra gioia, come dice il Salmo: solo nella tua volontà c'è la mia gioia, Signore, solo nel fare la tua volontà posso veramente essere in pace, essere sereno, essere già proiettato verso la vita eterna. Dice Sant'Agostino: tu, Signore, ci hai fatto per te, e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. Ecco, che possiamo anche noi trovare sempre lo scopo della nostra vita in Cristo Gesù, nel nostro Dio, e possiamo anche noi riposare in Lui, imparare a riposare in Lui. Tutte le cose del mondo ci affannano, tutte le cose che ci distolgono da Cristo ci provocano angoscia, ci provocano turbamento, ci tolgono la gioia di vivere, ci rattristano lo spirito, ma se siamo uniti a Gesù non ci ferma più nessuno. Se siamo uniti a Cristo, allora possiamo veramente sperimentare la verità della parola di Dio,
quello che dice per esempio San Paolo è per me il vivere è Cristo, il morire è un guadagno. Morire è un guadagno se siamo però uniti a Cristo già da ora, già su questa terra. E oggi invochiamo in particolare l'intercessione di Santa Elisabetta, regina e vedova, e l'esempio dei santi ci stimola e ci stimola anche a noi a cercare di più le cose del cielo e a staccarci di più dalle cose della terra. Santa Elisabetta, regina e vedova, ha lavorato in particolare per riconciliare i re, i governanti, per portare la pace cristiana loro, ed è stato uno strumento di pace, non secondo la mentalità di oggi, ma la pace secondo il Vangelo, la pace secondo la legge di Dio, la pace secondo Cristo, non quello che insegna la falsa Chiesa, una pace falsa, una pace che è costruita dalle mani dell'uomo, ma non viene dallo Spirito Santo, non viene dal seguire i comandamenti di Dio, ma viene dalle politiche umane. Questa pace è falsa, infatti dice la parola: state attenti quando diranno pace e sicurezza, state attenti quando vi inganneranno con questa falsa predicazione di una falsa pace, di una falsa sicurezza, ma la vera pace è quella che viene dalla riconciliazione con Dio, quella che viene dall'accogliere Cristo e quella dal vivere come figli di Dio, e quindi nella legge di Dio e non da padroni del mondo. Come dicevo prima, Santa Elisabetta anche è una grande santa della carità, poiché essendo regina e vedova si è dedicata poi totalmente al prossimo, anche dando tanti beni materiali per le opere di carità, per il bene della Chiesa, per sostenere la Chiesa e per i poveri. Quindi Santa Elisabetta ci insegna che i veri ricchi non sono i re e i potenti di questa terra, non sono quelli che possiedono, ma sono quelli che sono uniti a Cristo, o con ricchezze materiali o senza ricchezze materiali. I veri ricchi sono quelli che sono uniti a Cristo e che per amore suo sanno offrire la loro vita, e quindi non attaccarsi ai beni di questa terra, ma con l'esempio soprattutto della fede e della carità indicare la via del cielo. Chiediamo l'intercessione oggi di Santa Elisabetta, regina e vedova, perché anche noi possiamo nel nostro cuore nutrire questi santi desideri di vivere nella fede, di mettere Dio al primo posto e di staccarci dalle cose di questa terra e di vivere una carità vera. È la carità vera che nasce dalla fede, non la carità fatta di buonismo, di misericordismo, fatta di pauperismo e tutte quelle cose là, ma la vera carità, che è agire per amore di Cristo e per amore dei nostri fratelli, nello Spirito Santo, nello Spirito di Cristo stesso. Laudetur Jesus Christus. Sempre laudetur.